Buongiorno ad Anna Bruna Gianzante, lei è titolare di un'agenzia di viaggi e turismo. Il settore turistico è uno dei più colpiti dalla crisi legata all'emergenza Covid-19. Come state vivendo questo difficile momento? Buongiorno a voi, grazie per questa intervista. Stiamo vivendo dei giorni molto, molto difficili, difficili da un punto di vista non soltanto organizzativo, ma di gestione di quelli che sono gli innumerevoli annullamenti che i clienti ci stanno appunto sottoponendo. Ci troviamo in difficoltà perché il nostro è frutto di un lavoro immenso. Non soltanto di questi 3 mesi di lockdown, ma è andato ad intaccare tutto il lavoro fatto a partire dal 2019, parliamo di ottobre, novembre, dicembre, fino ad arrivare ad oggi. Quindi il nostro fatturato ad oggi è zero, zero sia per quanto riguarda parte del 2019 che per l'anno 2020. Ci stanno contattando tutte le coppie che hanno organizzato il loro viaggio di nozze perché non si sposano più, quindi il viaggio di nozze è annullato, rimandato all'anno prossimo. Sono rimandate anche le vacanze in Italia che le famiglie, le coppie avevano prenotato a febbraio e ovviamente i viaggi all'estero sono bloccati, pertanto non potendosi muovere. Il turista, il viaggiatore, il cliente dall'Italia ha visto cancellato il proprio viaggio, il proprio sogno. Lei ha partecipato a Pescara a una manifestazione con le categorie turistiche. Secondo voi, secondo lei, quali dovrebbero essere le azioni da mettere in campo per il rilancio del settore? Noi siamo scesi in piazza perché di proposte ne abbiamo fatte tantissime. Abbiamo raggiunto non soltanto il Ministero del Turismo, ma anche la nostra regione, che apparentemente hanno ascoltato, hanno letto le numerose richieste da parte del nostro settore, che è stato il più colpito. Noi parliamo come categoria non singola, perché attorno all'agenzia di viaggio, al tour operator, agli operatori turistici, c'è tutto un indotto economico molto importante. Questo l'abbiamo fatto capire, lo sanno tutti, rappresentiamo il 13% del PIL nazionale, quindi non possiamo passare inosservati, non dobbiamo essere trattati come degli invisibili. Sono state messe in campo delle misure, sì, ma non sono affatto sufficienti. Non si riparte con il bonus vacanza da 500 euro, non si riparte con un fondo messo a disposizione del turismo pari a briciole, perché noi rappresentiamo oltre 235 milioni di euro, quindi i 4 milioni di euro messi a disposizione dal nostro governo per il turismo sono briciole. Non riusciamo a fronteggiare questa enorme crisi che ha investito, travolto il nostro settore. Quindi chiediamo maggiore attenzione al nostro settore. Lo abbiamo fatto sulla carta, lo abbiamo fatto con tutta l'energia e la forza che ci contraddistingue. Adesso siamo stati obbligati a scendere in piazza, lo abbiamo fatto mantenendo tutte le misure di sicurezza, ovviamente nel rispetto di quelle che sono le normative. Lo abbiamo fatto facendoci autorizzare dalle forze dell'ordine. Lo facciamo perché non siamo stati ascoltati, o perlomeno le nostre parole sono andate così, sono cadute nel vuoto. Voglio dire che queste misure messe in campo appunto non sono assolutamente sufficienti. Lo vogliamo ribadire con forza e determinazione, lo abbiamo fatto in piazza, sperando che qualcuno ci ascolti. Il governo non ci ha assolutamente considerati e quindi vogliamo non soltanto essere considerati, ma vogliamo che ci siano anche delle norme certe, per far viaggiare in sicurezza i nostri clienti. Ci sono state richieste di informazioni sulle attività turistiche? Avete avuto contatti con i vostri clienti?
I clienti hanno chiesto a noi se ci fosse un segnale da parte delle strutture ricettive per accoglierli. La buona volontà degli imprenditori del settore turistico, parlo di agriturismi, parlo di hotel, villaggi turistici, c'è. Si stanno adeguando a tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza da adottare per accogliere nella loro struttura i clienti, ma anche loro soffrono dell'inesistenza di queste normative che chiediamo a grande voce. Non lo chiede soltanto l'agenzia di viaggio, ma lo chiede l'intero comparto turistico. Quindi dobbiamo assolutamente ripartire, sì, ma dobbiamo sapere come. Come ripartire? Questo come non ci è stato detto. I turisti, i clienti vogliono conoscere quale sarà il loro soggiorno in struttura, a partire dal mini club, come sarà organizzato, il servizio ristorazione, come sarà organizzato all'interno dei villaggi turistici che possono ospitare oltre 400-500 clienti, e soprattutto come accedere alle spiagge, come accedere in piscina. Noi queste cose non le sappiamo, quindi non soltanto un aiuto economico chiediamo, ma chiediamo a grande voce la possibilità di conoscere quelle che sono le normative per aiutare il settore turistico. Quindi c'è mancanza di normativa, c'è mancanza di capacità del settore di avere delle regole utili per muovere il turismo. Vogliamo concludere questa nostra intervista con un suo auspicio? Il mio auspicio è quello di poter sconfiggere al più presto quella che è questa bruttissima pandemia, che ovviamente non dipende dal governo, non dipende da noi, non dipende dall'Italia. È un qualcosa di astratto che ha fatto davvero molto male all'economia mondiale dell'intera nazione. Voglio però essere positiva. Sicuramente le vacanze, chi potrà ovviamente farle, saranno prettamente in Italia. Un ruolo fondamentale sarà quello della Regione Abruzzo, quella di dare incentivi, sostegno alle imprese turistiche abruzzesi e allo stesso tempo ai comuni. Gli enti locali giocheranno una partita molto importante, si andranno a scoprire quei borghi autentici del nostro Abruzzo, a partire dalla collina, dalla montagna, il mare. Giocheranno un ruolo fondamentale per il rilancio dell'economia italiana, quindi un ruolo centrale all'Abruzzo e all'Italia. Quindi bisogna sicuramente ripartire, l'Abruzzo ce la farà, l'Italia ce la farà. Dobbiamo soltanto essere fiduciosi e cercare di dare positività e sostegno alle imprese. Con il sostegno alle imprese non abbiamo paura ad affrontare il turismo e sicuramente il mondo non si ferma e quindi non smetteremo mai di viaggiare. Bene, con questo auspicio ringraziamo Anna Bruna Gianzante. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.